Salve a tutti, ben ritrovati a questa nuova edizione di Chiasso News. Sabato 26 giugno, altra giornata ricchissima di eventi per Chiasso. Si inizierà già dal mattino con un percorso culturale organizzato da I Verdi Ticino. Sentiamo la responsabile dell'evento, Elisabetta Bacchetta. Siamo con Elisabetta Bacchetta dei Verdi Ticino. E sabato ci sarà una bellissima manifestazione da voi organizzata, e Chiasso è cultura. Sì, abbiamo pensato di creare un evento, sarà il primo di una serie dedicata a Chiasso. In questo primo evento andremo alla scoperta della cultura a Chiasso. Chiasso è una cittadina di soli 7.700 abitanti, ma ha un'offerta culturale di una città, diciamo, di maggiori dimensioni. Infatti, sabato 26 giugno avremo la possibilità di visitare ben tre mostre. Inizieremo alla mattina alle 10.30 presso la Galleria Consarche, dove visiteremo la mostra New York e Chiasso di Beat Streuli. Poi proseguiremo nel pomeriggio al Max Museo con una mostra sul neoclassicismo, e vi sarà anche la possibilità di visitare una terza mostra allo spazio Officina intitolata Chiasso Ponte Chiasso. Si tratta dei diplomi dell'Accademia di Architettura, i lavori di diploma dell'Accademia di Architettura di Mendrisio. Benissimo, allora, persona che vuol partecipare, cosa deve fare? Allora, per partecipare è sufficiente inviare un'email al seguente indirizzo bacchelisa@yahoo.com, oppure può trovare anche l'evento alla pagina dei Verdi del Ticino su Facebook. O anche solo presentarsi a uno degli eventi. Inizieremo alle 10.30 alla Galleria Consarche, proseguiremo alle 14.30 presso il Max Museo dello Spazio Officina, e sul mezzogiorno faremo un pranzo in comune alla Trattoria Zocca di Chiasso, una trattoria storica chiassese che è stata aperta nel 1905 e da poco riaperta. Benissimo, allora noi ringraziamo Elisabetta Bacchetta e speriamo in un nutrito gruppo di partecipanti. Certo, abbiamo già un bel gruppetto, c'è spazio ancora per nuove iscrizioni. L'evento è organizzato dai Verdi del Ticino, ma sottolineo che è aperto assolutamente a tutti e a tutte. E noi metteremo come sempre in sovrimpressione tutti i riferimenti, e ringraziamo Elisabetta Bacchetta per essere stata qui con noi a Chiasso TV, e fateci sapere che noi divulghiamo. Grazie a Chiasso TV. Lella Costa con un nuovissimo spettacolo al Cinema Teatro di Chiasso. Sentiamo il direttore Armando Calvia. Il primo spettacolo della rassegna Voce Notte 2021, una rassegna di teatro, musica estiva del Cinema Teatro per la città di Chiasso, prevede uno spettacolo in prima esecuzione assoluta, uno spettacolo nuovissimo interpretato da Lella Costa, scritto insieme a Gabriele Vacis, grande e importante regista drammaturgo, che vedrà appunto la realizzazione di uno spettacolo televisivo, quindi anche con la presenza della RSI, Radio Televisione Svizzera Italiana, qui sul palcoscenico di Chiasso sabato sera, sabato 26 giugno. Intelletto d'amore è uno spettacolo che parla di Dante, visto anche la ricorrenza che abbiamo quest'anno, ma parla delle donne di Dante Alighieri. Nella Divina Commedia sono citate tantissime donne, sono quasi 28, poche tra di loro parlano, e lo spettacolo è costruito su un canovaccio che fa dialogare Dante con queste figure femminili con il tono, come dire, serio ma anche ironico, scherzoso, che Lella Costa, con la sua sagacia, il suo modo, la sua abilità recitativa e interpretativa, saprà darci. Quindi sabato 26, per accedere, per partecipare allo spettacolo, come per tutti gli altri eventi della rassegna Voce Notte 2021, è molto semplice, una procedura velocissima e facilissima: andando sul sito www.centroculturalechiasso.ch, cliccare lo spettacolo desiderato, e da lì è possibile prenotare e acquistare il biglietto per la serata. Continua anche il mercatino serale d'estate, con ben due punti musicali distribuiti lungo il corso San Gottardo. In zona Piazza Indipendenza si esibirà Oro Puro, e davanti alla Ferramenta Chiesa
ci sarà anche il sottoscritto. Come ogni volta ci saranno diversi punti di track food. A partire da domenica 27 giugno e fino al 26 settembre 2021 riapre la Grotta dell'Orso sul Monte Generoso. La grotta è visitabile con gli speciali occhiali 3D, previa riservazione tramite l'app La Regione da Scoprire, che è scaricabile dagli store sia per Android che iOS. Per questa edizione è tutto, a ben rivederci alla prossima edizione di Chiasso News.